Le ultime notizie non sono buone dallo stato del Manipur, in India, dove da inizio maggio uno scontro etnico ha aperto la strada a una crescente e feroce violenza contro la comunità cristiana locale, qui le nostre info. Lunedì 22 maggio, le case che i cristiani avevano precedentemente lasciato, fuggendo in cerca di rifugio, sono state distrutte e una chiesa è stata data alle fiamme. Si tratta della chiesa evangelica ICI, Independent Church of India, della città di Imphal, capitale del Manipur. Gli uffici, la casa del pastore e la sala di culto sono andati completamente distrutti. Sei persone che si trovavano all'interno della struttura al momento del rogo sono riuscite a fuggire e a mettersi in salvo. Come riferito da un cristiano locale, durante i primi atti di violenza, il 4 maggio scorso, 400 cristiani della chiesa evangelica ICI si erano rifugiati nei campi per sfollati mentre altri erano fuggiti verso gli stati vicini. Sono state proprio le case di questi 400 cristiani a essere distrutte, e il livello di allerta per possibili nuovi atti di violenza rimane ancora elevato. Johan Murray Asterisco, partner locale di Porte Aperte, Open Doors, afferma: gli attacchi alle chiese non sono finiti. Le chiese, le case e le proprietà dei cristiani sono costantemente sotto attacco. Sebbene il governo affermi di voler mantenere la pace e l'ordine, non ne vediamo i risultati, ogni due notti si verificano nuovi scontri. Chiediamo ancora una volta di pregare per questa situazione, per le numerose famiglie cristiane colpite e per i nostri partner impegnati nel fornire aiuti. Che aspetto ha la persecuzione in India? L'India è un paese vario e democratico, in cui l'uguaglianza religiosa è sancita dalla legge, ma alcuni stati indiani sono particolarmente pericolosi per i cristiani. Negli ultimi anni c'è stato un forte incremento dell'ideologia indava, secondo la quale solo gli indù sono veri indiani, e che cristiani, musulmani e altre minoranze religiose hanno radici straniere e devono essere espulsi dal paese. In alcune zone dell'India gli estremisti indù sembrano in grado di attaccare le minoranze impunemente, anche usando violenza estrema. Un numero crescente di stati sta implementando leggi anticonversione, presumibilmente per impedire agli indù di convertirsi forzatamente ad altre religioni, ma in realtà tali leggi vengono spesso usate come scusa per molestare e intimidire i cristiani che stanno solo svolgendo opere quali distribuzione di aiuti o culti privati. Queste leggi non sembrano proteggere i cristiani dall'essere costretti a rientrare nell'induismo. I cristiani sperimentano sempre maggiore esclusione sociale nelle loro comunità, discriminazione sul posto di lavoro e false accuse. I cristiani maggiormente esposti ai pericoli sono quelli che si convertono dall'induismo. In alcune parti dell'India, molti subiscono continue pressioni per tornare all'induismo, esclusione sociale, discriminazione sul lavoro, aggressioni fisiche e talvolta persino uccisioni. Anche i responsabili di chiesa sono particolarmente vulnerabili, fare il pastore è oggi una delle vocazioni più rischiose nel paese. Gli estremisti indù colpiscono i pastori, le loro mogli e i loro figli con attacchi violenti per seminare paura nella più ampia comunità cristiana.